Uno studente universitario che passa il solco, quello tra buoni e cattivi, tra Stato e illegalità, si ritrova a diventare uno spietato killer per conto del clan Belforte. In carcere, sottoposto al 41 bis si pente, diventa un collaboratore di giustizia. Bruno Buttone ha raccontato la sua vita ad una giornalista del Mattino, Marilu Musto, che ne ha ricavato un romanzo. È nata dopo una lettera che Bruno scrisse in redazione in seguito ad un pezzo, ad un articolo che scrissi, sul suo pentimento, e l'ho incontrato 4-5 volte in carcere e ho cercato però di prendere la sua storia, perché lui mi consegnò un manoscritto e successivamente l'ho ampliato, romanzato e l'ho intervistato mettendo anche dei nomi che lui non aveva messo all'interno del libro. Ho arricchito, diciamo, il suo manoscritto creando un romanzo. Il libro è stato presentato all'Università di Cassino durante un incontro moderato da Angela Nicoletti, che rientra in una serie di eventi che il Civico Sociale, Trattoria della Legalità, ha organizzato in stretta collaborazione con l'Ateneo. Si inquadra all'interno di una serie di iniziative che sono state fatte in questi anni, in cui portiamo delle riflessioni, studi, approfondimenti su le tematiche connesse alla malavita organizzata e a tutte le azioni che sono state fatte in questi territori negli anni e su cui c'è tanta gente coraggiosa che ha studiato, personalità che combattono giornalmente su questi problemi. Credo che discutere di questi temi oggi sia sicuramente mantenere alta l'attenzione su un qualcosa che ancora oggi è un cancro nelle nostre zone e anche nelle mie zone in cui vivo. Ci sono stati anche gli interventi del magistrato della direzione antimafia Cesare Sirignano e del comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Frosinone, il tenente colonnello Claudio Gnoni. Ad introdurre i lavori è stato il procuratore capo di Cassino Luciano De Emanuele, conquistato dal libro. È un libro che consiglio di leggere ai ragazzi e agli studenti, perché è un confronto diretto con una vita difficile di un collaboratore di giustizia che ne ha fatte di tante e ora intraprende un percorso di collaborazione con la giustizia, ma al di là degli aspetti umani del libro c'è un sottofondo criminale da esplorare e su cui confrontarci.